spostiamoci. Questa sera Mine Vaganti è un po' l'unica commedia della cinquina, insomma, di solito Davide vincono sempre commedie, film un po' più drammatici. E invece se vincesse Mine Vaganti? Ma non vince. Cioè, Giusti Scaramantici qualcosa? Ma no, ma va bene così, insomma, sono già avuto molto, veramente. Grazie. Grazie. Te che vieni dal mondo della comicità, della TV, quanto sarebbe importante stasera vincere il premio Davide Di Donatello? Ma io sono nato in teatro e amo fare la TV e il cinema, allo stesso è comunque sempre bello, ma come ho detto prima a un tuo collega, la candidatura è già, io mi sento già onestamente premiato. Immagina di aver vinto il premio? Bene. Poi diventa anche difficile da spolverare, però c'è tutte le cose, però insomma. Pier Francesco, allora stasera sei candidato al Davide Di Donatello, sbaglio, non è il primo questo, la terza candidatura, ma ne hai vinto. Sì, per romanzo criminale. Per romanzo criminale. Questa volta invece Baciami Ancora. Immagino di aver vinto questo premio ancora una volta. Sarei contento di essere rappresentante di tutti quanti hanno fatto Baciami Ancora e mi farebbe piacere ovviamente, però ci sono anche tanti amici tra i colleghi con cui condivido la candidatura, per cui sarei anche contento che andasse a qualcuno di loro. Uno dei tuoi colleghi, Antonio Albanese, dice, beh, se lo vinco dopo mi sa che è difficile da spolverare. Sì, è un po', devo dire, un po' difficile, in effetti lo è. Ne vale la pena? Sì, fa piacere averlo, non c'è niente da fare, a parte è un attestato di stima, poi fa parte della nostra storia, della storia del cinema, insomma. E speriamo che questa grande forza del nostro cinema continui a contrastare l'energia negativa di tutti gli impedimenti, le crisi economiche, tutte le cose che sappiamo e delle quali spesso parliamo pure troppo, al punto da portare male, da portare sfortuna. A proposito di sfortuna, hai un gesto scaramantico, qualcosa per stasera, un cornetto nascosto? No, mai. Niente del genere? Niente, niente. Ma gli altri film, sei riuscito a vederli? Se non ci fosse Baria e appunto Lizza? No, confesso di aver visto pochissimi film, ho visto solo il film di Giorgio Diritti, che mi è piaciuto moltissimo, e un paio dei film dei giovani registi esordienti che mi sono piaciuti molto. Non vedo l'ora che vinci. So che non ti aspettavi tutto questo successo per il tuo film, insomma. Com'è stare qui oggi, Davide Di Donatello? Ma io no, più che il successo, che bisognerà vedere che si intende per successo. Di pubblico? Sì, il successo di pubblico, io ci contavo. Invece non mi aspettavo che anche il mondo del cinema, quello serio, mi regalasse una nomination, che poi non vinco però. Perché non vinci? Lo so. Perché già sono scaramantico? No, stanno già parlati questi. Vabbè, se lo dici tu, ci crediamo. Okay. Tieni alta l'inquadratura. Anche se non vincerò un cavolo, è uguale. Io spero di continuare a non vincere, ma di fare i film. Perché con tutti i tagli, eccetera, quindi c'è proprio un problema. Spero un giorno magari di vincere e continuare a fare i film. Però se la scelta è tra il vincere, fare appunto un film e poi chiudere bottega, come eccoci ragazzi, o non vincere e fare tanti film, vai. Senza premi uguale, ma i film devono essere fatti per non tornare indietro e non bisogna tornare mai indietro. Beh, con te qualche cornetto, qualche gesto scaramantico, qualcosa? Niente. Zero, non mi sono portato niente, proprio zero. Sei vestito? Zero. Ah sì, no certo, ma sotto chissà, un bacio. Grazie.